Buongiorno, direttamente dal Parlamento europeo, siamo con Ignazio Corrao, buongiorno, per parlare della questione terrorismo. L'onorevole Corrao fa parte del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta e è anche membro della Commissione delle Libertà Civili che quest'oggi si incontrerà proprio per parlare della risposta che l'Unione Europea dovrà dare all'allerta terrorismo. Allora, inizierei con la prima domanda che riguarda la strategia, le nuove strategie che sono state proposte dall'Unione Europea dalla scorsa settimana e non solo, ma anche strategie di cui parliamo già da qualche mese come la direttiva PNR o la proposta di fare un database comune tra gli Stati. Ecco, tra queste misure ce n'è qualcuna attuabile secondo lei? Quali sono le più efficaci? Bene, dire che una nuova strategia, quella del PNR, mi sembra un po' eccessivo perché si parla di PNR da tantissimo tempo ed è una direttiva che non è stata ancora approvata perché ci sono delle zone d'ombra, non è chiaro in che modo verranno gestiti i dati, per quanto tempo rimarranno a disposizione appunto degli utenti. È quello che ci preoccupa è appunto quanto dobbiamo cedere alle libertà civili per combattere un fenomeno come il terrorismo. Ma la seconda cosa che ci preoccupa è: siamo sicuri che questa direttiva sia una risposta efficace ad un fenomeno così complesso e di così larga scala come quello terroristico? Perché dei database esistono già all'interno dei sistemi di intelligence, ma anche dei sistemi di interni nazionali. Lo scambio di informazioni potrebbe essere sicuramente migliorato e velocizzato, ma sicuramente non è la risposta a un fenomeno così complesso come quello del terrorismo, la direttiva PNR. Può aiutare ad avere dei registri comuni? Sì. Può ledere delle libertà civili? Anche. È una risposta concreta ed efficace al terrorismo e a quello che è successo? Non credo proprio, sinceramente. Poi ci sono degli altri file su cui si sta lavorando, che sono un po' a metà tra il fenomeno immigrazione e il fenomeno terrorismo, come la previsione delle guardie di frontiera e delle guardie costiere, che sono sempre legate in un certo qual senso ad entrambe le materie, ma anche lì comunque emerge una grandissima incoerenza da parte degli Stati membri, perché se è vero che da un certo punto di vista si vorrebbe appunto porre un freno, mettere un'organizzazione a questi grandi flussi, è anche vero che dall'altro punto di vista emerge solamente un grandissimo egoismo da parte degli Stati membri nel difendere quelle che sono le posizioni politiche consolidate all'interno, quindi per non avere dei problemi di tenuta politica all'interno si sta disgregando quello che dovrebbe essere un progetto unitario, perché tutte queste misure tendono sempre ad esternalizzare, a spostare i problemi altrove, più che cercare di risolverli all'interno, che è il grosso problema dell'Unione Europea in questo momento. E allora quale sarebbe, secondo lei, una misura efficace che potrebbe funzionare e che forse non è ancora stata proposta? Beh, la misura che potrebbe funzionare è una presa di coscienza su qual è il problema in maniera specifica. Se parliamo di terrorismo, il problema viaggia su due piani, che è un piano interno e un piano esterno. Il piano interno necessita di un concreto, vero, reale sistema di collaborazione tra le intelligence dei 28 Stati membri. È inutile girarci tanto attorno, non c'è uno scambio di informazione perché 28 Paesi membri difendono degli interessi che sono difficilmente trasmissibili alle intelligence degli altri Stati. Non voglio entrare nello specifico, ma è molto probabile che il sistema di intelligence italiano abbia qualcosa che non si può, difenda qualcosa che non si può raccontare al sistema di intelligence francese, quello francese non può raccontarlo a quello tedesco, quello belga a quello francese e via dicendo. Con questo sistema così spezzettato è difficilmente risolvibile con una direttiva o con un provvedimento di urgenza, peraltro di tante dichiarazioni del genere erano state fatte pure dopo gli attentati di Parigi e non è seguito assolutamente niente. Difficilmente si potrà riuscire a risolvere un fenomeno così di così larga scala e così difficile da andare ad individuare, perché ricordiamoci che non stiamo parlando di persone che vengono dall'esterno a farci guerra, ma stiamo parlando di radicalizzazione all'interno dei paesi europei che è presente in quasi tutti gli stati. Quindi se non si apre un sistema di collaborazione concreto, non so se attraverso una nuova agenzia o attraverso un sistema di cooperazione che sia effettivo tra le agenzie che già esistono, diventa impossibile pensare di risolvere il problema
problema attraverso direttive come il PNR o qualcosa di simile. E questo sul piano interno. Sul piano esterno è inutile girarci tanto attorno. L'unico capo di Stato che ha fatto una dichiarazione intelligente dopo gli attacchi di Bruxelles è stato Papa Francesco, che sicuramente non è un capo di Stato di uno dei 28 Paesi membri, quando dice se vogliamo lottare al terrorismo dobbiamo isolare, tagliando appunto i rifornimenti di armi, ma anche il sostentamento economico a chi agisce e chi appunto fa parte di queste organizzazioni terroristiche. Noi abbiamo rapporti commerciali floridi con stati che possiamo definire senza troppi problemi canaglia, come l'Arabia Saudita, come il Qatar, ma anche come la Turchia, che noi sottovalutiamo appunto l'atteggiamento del governo di Erdogan quando riceve 6 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea per la questione del terrorismo, riceve un sacco di concessioni politiche, ma dall'altro punto di vista non dà nessun tipo di risposte, né dal punto di vista della lotta al terrorismo internazionale, perché ci sono più e più fonti che ci indicano la Turchia come un paese che compra petrolio dall'ISIS e che aiuta il sostentamento sia logistico che di armi di Daesh, appunto, e molti meccanismi, molti rapporti rimangono poco chiari e molto ambigui. Ha parlato di un seme jihadista e di un fenomeno del jihadismo in tutti gli stati membri. A proposito dell'Italia, qual è la situazione adesso? Alfano ha parlato di un paese sano da questo punto di vista e ha anche accennato a un nuovo piano antiradicalizzazione. Ecco, invece la situazione nel paese a livello di sicurezza e a livello anche di incrementamento di questa radicalizzazione qual è? Ma non ho gli elementi per poter dire se l'Italia è a rischio di radicalizzazione maggiore o inferiore rispetto a un paese come il Belgio, dove comunque è molto evidente il problema radicalizzazione, come lo è in altri paesi d'Europa. Però di sicuro non mi sembra che l'Italia e soprattutto un governo come un ministro dell'interno come Alfano, che si è dimostrato più e più volte inadeguato al ruolo che occupa, abbia adottato alcuna misura che sia concretamente efficace per contrastare un fenomeno che, come dicevamo prima, è di così larga scala e bassa portata. Io non credo che sia stato posto in essere nessun tipo di provvedimento efficace in tal senso, e l'Italia rimane uno di quei paesi che a parole dice di voler combattere il terrorismo internazionale e di voler bloccare appunto il sostentamento, ma nei fatti ha sempre operato al contrario. Cioè, appare assurdo vedere il governo, da partire dal primo ministro, indignarsi e soffrire per quello che accade nei nostri stati vicini, in cui ci sono destabilizzazioni in corso, quando dai porti italiani e dagli aeroporti italiani partono i rifornimenti di armi all'Arabia Saudita, che poi di converso vengono utilizzate da chi le usa in maniera del tutto irresponsabile, ammesso che c'è chi le usa in maniera responsabile, perché anche lì bisognerebbe aprire un altro capitolo. Quindi l'Italia è uno di quei paesi ipocriti, l'Italia è uno di quei paesi che per sostenere gli interessi dell'industria pesante chiude gli occhi e poi fa proclami che chiaramente non possono essere realizzabili perché non hai le mani libere per poterle realizzare. Grazie a Ignazio Corrao, qui Virginia Cinelli di Euromag, buona giornata.